Se fosse affari tuoi sarebbe il momento di aprire l'ultimo pacco, nel senso che è il momento di vedere come va a finire. Se c'è un lieto fine, come sarebbe lecito presumere, visto che insomma Studio 60, più che una serie sui dietro le quinte della televisione, ormai l'abbiamo capito, è una commedia romantica. E se c'è un lieto fine per tutte e due le storie che sono ancora aperte, ovvero la gravidanza di Jordan e il rapimento del fratello di Tom. Il rapimento del fratello di Tom mette in scena un militare che è lì per tenere d'occhio da vicino Tom e soprattutto controllare che lui non paghi il riscatto privato che vorrebbe pagare per non aspettare che l'esercito si occupi della liberazione di suo fratello. E il militare a un certo punto dice: le vedi queste stellette sulle mie spalline? Pensi che sia una divisa da portiere d'albergo? E ricorda un po', anche se in maniera molto più blanda, il Jack Nicholson di Codice d'Onore. Codice d'Onore fu la pièce teatrale che Aaron Sorkin scrisse come suo primo lavoro. Molti di noi friggevano hamburger, lui ha scritto Codice d'Onore, e poi è diventato il film con Jack Nicholson che abbiamo visto tutti, quello in cui Jack Nicholson al culmine di uno sbotto d'ira diceva: io faccio colazione ogni mattina a 300 metri da 400 cubani addestrati a uccidermi, e ci mancava poco che aggiungesse baby. Oltre a questo c'è un altro omaggio, in realtà ce lo leggo io, probabilmente lui neanche se ne è accorto, ma insomma mi fa piacere pensare che sia un omaggio a Love Story, ovvero alla più grande eresia che sia mai stata detta, cioè amare significa non dover mai dire mi dispiace. Simon e Jack, ovvero l'attore amico di Tom che nelle puntate che abbiamo visto la settimana scorsa ha fatto una piazzata davanti alle telecamere dicendo: voi accusate noi di spettacolarizzare il rapimento, in realtà siete voi i primi a farlo. Jack è il capo del network e sta tentando di convincerlo a chiedere scusa per questa cosa, e a un certo punto per farlo gli dice: sei mai stato sposato? Quando sei sposato dici mi dispiace un casino di volte, lo dici quando non ti dispiace per niente, lo dici quando non hai idea di che cosa ti dovresti dispiacere, lo dici quando non ne puoi più di discutere. E a quel punto Simon gli dice: ma tu stai divorziando? E Jack risponde: non ne potevo più di dire mi dispiace.